Sara Tommasi con il suo produttore Federico Di Vincenzo, finalmente pubblicamente insieme dopo tutta la querelle che ha riguardato in retroscena del primo e del secondo film hard di Sara. Ero consapevole, non ero consapevole, era o non era consapevole, perché l'ha detto qualcuno al tuo posto. Poi oggi cos'è successo? Cosa succede? Ma no, sinceramente sono lasciata trasportare dei giudizi morali della mia famiglia, quindi ritenevo che una cosa fosse un po' ingiusta. Poi si è sentita un po' in dovere di dire la verità. Io mi sento di essere una pornatrice, così sono stragrado, invece il sesso, cioè, non mi vergogno. Ho dovuto fare una rinuncia della mia famiglia, purtroppo. Non vi sentite proprio più, avete rotto completamente. Io ritengo che io sia matta, io mi sono fatta vedere uno specialista, ho detto io sono sì una persona magari amorale, ma non sono matta, non faccio male a nessuno, né faccio reati. Cioè. Una scelta di vita quindi chiara, definita, lecita, che qualcuno chiaro può accettare o meno, ma potrei rinunciare a un uomo che mi dedica tutto, ma il discorso fondamentale è che oggi come oggi abbiamo avuto una persona come lei che comunque ha deciso anche allo tempore di fare questo tipo di attività per sua scelta, perché io ti ho mai costretto mai. O il discorso qual è? Che l'avvocato Marra, in complicità con altre situazioni esterne, oggi abbiamo presentato in conferenza stampa Massimo Scarpat, che è stato pagato per dare una falsa deposizione contro di me a favore della sua accusa. La cosa che mi fa specie è che la magistratura prende per buone delle dichiarazioni senza approfondire, perché sono è tutto fumus investigativo, fumus accusatorio. Io sono stato accusato di sequestro di persona, violenza carnale, somministrazione di stupefacenti. Voglio dire, lei ha avuto il suo scivolone come l'abbiamo avuto un po' tutti nella vita, o chi sì o chi no, ma da lì a dire è pazza, è una tossicodipendente, è una prostituta, cioè se tu, lui diceva di amare questa donna, se tu vuoi bene una persona la vai sempre a difendere all'estremità delle cose. Io ho sempre creduto in Sara, non ho denunciato lei, ho denunciato l'avvocato Marra, l'ho curato per gravi informazioni a mezzo stampa, perché lui mi deve spiegare quando io sia stato depravato, spacciatore e cocainomane, perché lui in più testate ha detto pagherà l'avvocato Marra, pagherà anche delle pressioni su di me, cioè. Anche per le sue pressioni psicologiche verso di Sara. A prescindere da tutto ciò, Sara è stata visitata da un noto psichiatra di Milano che l'ha certificata capace di intendere e volere di rapportarsi con terze persone. Se una persona le piace fare sesso, perché in Italia deve essere additata come pazza, psicopatica e puttana? Perché? Io vado a Miami, amore, mi segui? Certo, Gioia. Allora, io dico che la droga più bella del mondo è il sesso, accompagnato al mangiare. Allora, sembrate, visti Federico Di Vincenzo e Sara Tommasi, ricordate tanto, l'avete accennato anche voi in conferenza stampa prima, l'erede di Riccardo Schicchi e l'erede di Moana Pozzi o di Cicciolino. Ma noi saremo molto di più. Il grande Riccardo mi ha lasciato degli insegnamenti e io spero che possa essere insieme a Moana nel paradiso a divertirsi come si divertiva qui. Oggi in Italia non abbiamo più delle icone come sono state negli anni 90, Moana, Ilona Stadler, alias Cicciolina o Eva Enger, non da meno. Fortunatamente abbiamo avuto questo binomio che nasce con Sara Tommasi, che a differenza di quello che diciamo era negli anni 90, oggi abbiamo le nuove frontiere, abbiamo internet, abbiamo comunque un modo diverso di approcciarsi al porno, perché comunque oggi basta andare su un portale e comunque trovi quello che vuoi. C'è da dire che noi cerchiamo di costruire molto su quello che è l'impatto mediatico, perché Sara Tommasi sì, defina solo porno star, secondo me è sminuente, perché lei comunque è una artista a 360 gradi, perché lei può recitare in una fiction come può recitare in un film per adulti o come può prendere parte a un programma di intrattenimento come può essere un talk show pomeridiano o serale. Il discorso è che noi siamo in Italia, perché negli Stati Uniti o in Spagna artiste che comunque partecipano e fanno parte di contesti di film per adulti hanno una vita sociale e televisiva normalissima, cioè non vengono ghettizzate o etichettate, perché tanto comunque è inutile dirlo, la gente che comunque compra ed è fruitrice dei nostri siti o dei DVD è gente che riveste incarichi politici, incarichi sociali, incarichi istituzionali. Quindi perché l'ipocrisia? Perché andare a etichettare una persona e dire no, tu non stai bene? Ma chi non ha la forza di accettare ciò che si è?
cambi canale. È una questione, avete appena fatto un discorso di etica, di politica, si vota per il Presidente della Repubblica, ci sono dei nomi in campo. Sì. Con quello che avete detto, con la vostra posizione, chi vi sembra tra le persone che sono nominate in questo periodo? Il sesso a 360 gradi, ciao! Potrebbe essere Emma Bonino, visto che le posizioni dei radicali sono da sempre. Ma, onorevole Bonino, io ho avuto modo di sentire tanti suoi pensieri, tanti suoi discorsi. Perché no? Il discorso è questo: ora che sia di destra, di sinistra, che sia radicale, non importa, diciamo, la matrice. Io credo che, e ne ha dimostrato adesso il Papa, io non sono stato mai un grande cattolico o, diciamo così, fruitore di chiesa o quant'altro, però oggi io guardo il Papa Francesco con un occhio diverso, perché in tanti Papa che io ho visto da quando sono ragazzino, è il primo che veramente sta dando un'apertura, è il primo che dice non è necessaria la croce d'oro, è una persona semplice. Allora dico una cosa, la semplicità in ogni... perché non può riversare in tutte le persone che comunque vivono la vita in modo normale? Il sesso fa parte della vita e chi, diciamo, ostenta ciò, cioè, è un po' un'ipocrisia. Il sesso una cosa, l'amore un'altra. Sara ha un fidanzato, come riesce a dividere, Sara, il suo fidanzato? Sì, come... ma no, il lavoro. Adesso vediamo come va. E per il tuo futuro come pensi di gestire i tuoi guadagni, visto che sei laureata alla Bocconi in economia, pensi di gestire i tuoi guadagni in qualche modo, di investire in qualche altra attività? No, metto da parte, comprerò una casa pazzesca a Miami. Conserva i soldi. Mi divertirò con mille fighe. Conserva i soldi, conserva i soldi.